Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Dividiamo queste riflessioni di questa messa prefestiva della 14ª domenica del tempo ordinario in due parti. Una prima parte ovviamente dedicata a queste splendide letture che hanno al centro il tema importante della profezia e più che della profezia del profeta, del suo compito e della sua sorte. E la seconda parte è doverosa perché oggi è il 6 di luglio. A Latina Centro è una grandissima festa e solennità. Adesso probabilmente tra qualche minuto partirà la processione di Santa Maria Goretti, la prima parrocchia dove io sono stato, prima seminarista, poi diacono e poi viceparroco. È patrona di Latina e dell'Agropontino, ma è patrona di tutta la diocesi, quindi è festa in tutta la diocesi e peraltro la testimonianza di Santa Maria Goretti proprio si inserisce alla grande dentro la liturgia di oggi, quindi è necessario e doveroso un riferimento a questa grande santa della nostra terra. Allora, figlioli miei cari, chi è il profeta? Il profeta non è uno che predice il futuro. Certamente il dono della profezia come carisma in senso stretto è anche questo, cioè il profeta, proprio profeta profeta, quindi il carismatico, quindi uno che ha un dono straordinario dall'alto, è in grado di dire accadrà questo. Ma ordinariamente, quindi in via ordinaria, il profeta è semplicemente un inviato del Signore per parlare al suo popolo in nome di Dio, parlare non solo con la parola, ma anche con i fatti e con la vita. Per esempio, qui abbiamo ascoltato Ezechiele, il profeta Osea fu chiamato a parlare al popolo di Israele in una maniera molto molto particolare, attraverso dei segni della sua vita. Sapete come? Non vi scandalizzate, mi raccomando. Dio gli disse: senti un po', devi prenderti in moglie una prostituta e poi ti devi presentare a Israele con questa moglie. Loro diranno: ma che è successo? Hai preso in moglie una prostituta? Dice: certo, perché così voi fate nei confronti dell'Altissimo. Quello che mia moglie è per me, voi siete nei confronti di Dio. Avete capito bene? Ecco, quindi con le parole, con i segni e con la vita. Che cosa succede? 99,9 volte su 100 che il profeta parla a uomini del mondo o a uomini immersi nel peccato o nell'ignoranza e quindi per antonomasia il profeta è un segno di contraddizione. Se arriva un profeta succede qualche problema, sicuro, anzitutto a lui, perché il profeta è candidato ad una sorta di martirio obbligatorio, magari non lo ammazzeranno crocifiggendolo, ma sicuramente lo osteggeranno in tutti i modi possibili. Il Salmo responsoriale di oggi, se l'avete ascoltato, è proprio un grido di aiuto: pietà di noi, Signore, già siamo troppo sazi di disprezzo, lo scherno dei gaudenti e il disprezzo dei superbi. È proprio la fotografia. Il profeta è disprezzato, dice Gesù nel Vangelo, e c'è un tasso di disprezzo direttamente proporzionale.
Io potrei dire insieme al profeta Amos, io personalmente, io non sono profeta né figlio di profeta, sono solo un povero prete, però ogni volta che leggo questo Vangelo, guardate che vi assicuro, è proprio alla lettera, perché i posti dove una persona, diciamo, in qualche modo ha in senso molto largo e coinvolto con il Signore, trova più difficoltà sono l'ambiente familiare, uno, i parenti, due, e la patria. Nel nostro caso di parroci, sapete qual è? È la parrocchia. Cioè è molto più facile essere accolti da chi è lontano che non da chi è vicino. Io potrei fare dei numeri, non li faccio, insomma, cioè, nell'ambito trovato il parentato, chi è che ha stima di me come sacerdote, è meglio che non lo dico. Nelle parrocchie, tanto sono tutte uguali sotto questo punto di vista, Santa Maria Coletti 6 anni, di cui 2 soltanto come sacerdote, 10 anni a Borgo San Michele, adesso comincio il 9°, non, guardate che non mi trasferiscono, qualcuno sta dicendo in giro che sono stato trasferito, sono già uscite le nomine sulle cose, non mi trasferiscono, quindi ufficialmente nessuno mi trasferisce, mi dice almeno un altro anno a Sermoneta, così siamo il 9°. Guardate la stessa identica cosa, d'accordo? Quindi una minoranza piccolissima di persone che recepisce certi messaggi, si mette in cammino e a volte veramente si vedono dei cammini strepitosi, bellissimi. Io dico sempre, fosse soltanto per quella persona, gli anni spesi in quella comunità sono stati ben spesi. Ma la maggioranza non solo che, ma boom, capite? Quindi è proprio una norma. Attenzione, questo nel piccolo capita anche nella vita di ogni cristiano, non è soltanto una cosa che capita ai preti, perché tutte le persone che si convertono seriamente, i primi intoppi li trovano nell'ambiente familiare, perché se sistematicamente tu sei matto, sei esagerato, cioè io ci potrei scrivere un'enciclopedia perché tanto mi raccontano tutte le stesse cose, prima ancora che uno inizi a parlare, dopo 20 anni di prete, già lo so quello che mi dici, dico adesso non lo dico in mente, mo mi dice questo, mo mi dice questo, sistematicamente, perché tutto il mondo è il paese, l'esperienza è sempre così. Quindi se c'è una qualcosa di autentico, quella cosa sicuramente fa rumore. Certo, e quindi una cosa che non fa rumore non è autentica, non è proprio sempre così, ma perché c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, ma la maggioranza delle volte è così. Quindi il libro del Siracide dice, se qualcuno si presenta per servire il Signore, si prepari alla tentazione. E tutti quelli che vogliono essere di Cristo, questo lo dice il Nuovo Testamento, saranno perseguitati. Quindi ce ne facciamo una ragione. Io racconto sempre la battuta che ci facciamo tra noi parroci, no? È una battuta un po' aspra, qualcuno la conosce da tante volte, dice quanta gente viene in chiesa? La chiesa è piena! Non predichi bene, perché se predichi bene è possibile che la chiesa è piena, rimangono quelli proprio che ci stanno per la fede, dice la chiesa è vuota? Bene, stiamo sulla buona strada, perché dovrebbe essere così, all'inizio è vuota, poi piano piano dovrebbe andare nel corso di molti anni, ad aumentare, invece se è subito piena, brutto segno, va bene. Santa Maria Coletti è una grande profetessa e lo è tuttora dota, non ha fatto prediche, manco Padre Pio ha fatto prediche, ma è un grandissimo profeta, ma ha parlato con la vita. Santa Maria Coletti è una fanciulla analfabeta quanto alle lettere umano, ecco, ma con 40 dottorati per quanto riguarda la letteratura divina, e l'ha imparata non nelle scuole di teologia, le ha imparate dalla sana trasmissione della fede che ha vissuto nell'ambiente familiare, dal papà e dalla mamma, gente molto semplice, molto povera, come era un tempo, ma con tanta fede, per esempio rosario sistematico, serale in casa, non era messo in discussione. E che cosa ha imparato da analfabeta? Ha imparato a distinguere il peccato dalla virtù, una cosa molto molto semplice. Sapete che per fare sta prima comunione Santa Maria Coletti, adesso non posso raccontare la storia perché sennò stiamo fino alle 8, ma lei era analfabeta e allora non era come mo, allora doveva imparare il catechismo a memoria, non era ancora uscito il catechismo di San Pio X, perché Santa Maria Coletti è nata nel 1890 ed è morta nel 1902, San Pio X è stato appena eletto Papa, però comunque il catechismo lo dovevi imparare, non è come un po' che i ragazzi fanno tante le cose alla carlona, e quella non sapeva legge, capite? Quindi come faceva a impararsi il catechismo? Doveva impararselo a forza di ripetizioni, no? Quindi il parroco
chiuso un occhio, vedendo con occhio lungo chi era quella bambina, facendogli fare la prima comunione. La sua storia è molto semplice. Un ragazzotto un po' più grande di lei, che era poi figlio del collega agricolo del padre, di nome Alessandro Serenelli, poco più grande di lei, cioè aveva circa 16 anni, lei ce ne aveva circa 12, si era messo in testa che voleva giocare a fare marito e moglie prima del tempo. Ci ha provato una volta, due volte, è stato sempre respinto. Un bel giorno si è presentato, un bebbro di lussuria, e voleva per forza stare con lei. Lei gli ha risposto: che cosa fai Alessandro? Queste cose non si fanno, è peccato mortale e vai all'inferno. Io questa cosa non la farò mai. È peccato mortale e vai all'inferno, rimane sempre valida, anche se oggi tutti quanti i giovanotti hanno abitudini abbastanza disinvolte. Io addirittura ho sentito dire da qualcuno, perché guardate che la gente a volte bestemmia, perdonatemi, di queste cose, senza rendersene conto. Cioè, viene concepito un figlio prima del matrimonio, quel figlio è un dono della Madonna. Allora, facciamo subito un distinguo: una vita è sempre una vita, d'accordo? Quindi una vita non è mai una maledizione, chiaro? Ma per noi figli di Dio una vita va concepita con la benedizione di Dio dentro il matrimonio, capite? Per cui usare espressioni di questo genere è quantomeno alquanto imprudente, non si fa, no? Perché? Perché per fare un figlio fuori dal matrimonio deve aver fatto un peccato mortale, d'accordo? Ci arriviamo a questo qua, è chiaro, no? Quindi può, come dire, la Madonna farti un dono attraverso lo strumento di un peccato mortale, ma cerca di ragionare, no? Non dire queste cose. Fermo restando che la vita è sempre un dono di Dio, quella creatura non c'entra niente, già battezzarla, educarla bene, capite quello che sto dicendo, no? Quindi non si fa. E questo ha detto: guarda che se non c'è io ti ammazzo. E lei ha detto: accomodati pure. Si è presa, se non ricordo male, 14 punteruolate con un punteruolo. E Alessandro Serenelli stesso raccontava che la cosa che l'aveva impressionato è che sta ragazzina, anziché pararsi i colpi, stava attenta con le manine a tenersi giù la gonna, perché allora si portava la gonna, e anche abbastanza lunga, e non si era molto contenti se si fosse visti in qualche modo un po' troppo di quello che non si doveva vedere. Quindi capite, no? Quindi morendo, cioè nell'atto dell'essere uccisa, supera anche l'istinto di sopravvivenza del pararsi per non farsi vedere nuda. È un profeta, secondo voi, dentro questo nostro mondo che adesso, insomma, appena la temperatura supera i 20 gradi, vanno in giro che le spogliarelliste di Las Vegas, insomma, fanno abbastanza concorrenza, senza nessun ritegno, senza nessun pudore e senza nessun timore anche di andare in chiesa dovunque vestiti in questo modo. E se gli dici qualcosa, mi è successo un sacco di volte, ti mandano a quel paese pure dentro il luogo sacro, anche davanti ai figli. Non faccio nomi, non mi sono successi, non dico le bugie, eh? Quindi capite la portata profetica di questa ragazza. Le cose, stare attenti a una cosa e concludo, le cose, queste cose non cambieranno mai. Su questo argomento la morale cattolica non può cambiare. Ha voglia di dire che la Chiesa deve aggiornare, che è sessuofoba, a destra e a sinistra. Non commettere atti impuri, diceva Giovanni Paolo II, nella verità di Spagna, è un precetto negativo. Quindi un precetto negativo, quando un precetto del Decalogo è formulato in termini negativi, vuol dire che quella cosa non la puoi fare mai, in nessun caso e per nessun motivo. Né ieri, né oggi, né domani, né dopodomani. Non ci sono cambiamenti culturali, rivoluzioni sessuali, non c'è niente. Ok? E il fatto che a causa di una perversione della cultura comportamenti contrari alla legge di Dio divengano generalizzati, non è che li rendono leciti, rendono semplicemente più difficili a chi ha voglia di osservarli, osservarli, perché oggi chi vive come si dovrebbe vivere la castità e la verginità prematrimoniale non soltanto fa il sacrificio di rinunciare ad una cosa gradevole, ma deve anche sentirsi puntato il dito che è matto, che è così, che sta ancora appresso a queste cose a destra, a sinistra e robe del genere. Quindi, però, questo dobbiamo sempre tenerlo presente. I profeti hanno il coraggio di dire quello che si deve dire, anche se vengono tacciati di medievale, retrogrado, talebano, e io, la letteratura su questo, insomma, è molto variegata a secondo dei contesti. Però non bisogna avere paura né di dire la verità, né di testimoniare la verità, né di fare la verità. Dice Gesù nel Vangelo: non temete quelli che uccidono il corpo,
temete colui che insieme al corpo ha il potere di mandare l'anima nella Geenna. Questo ha fatto e testimoniato Santa Maria Goretti, questo sia la vita di ciascuno di noi. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.